Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi ricordiamo l'apparizione della Vergine Maria a Guadalupe. È il 12 dicembre e ascoltiamo cosa è accaduto. Secondo la tradizione, tra il 9 e il 12 dicembre 1531, sulla collina del Tepeyac, a nord di Città del Messico, Maria apparve più volte a Juan Diego, uno dei primi aztechi convertiti al cristianesimo. Secondo il racconto tradizionale, Juan Diego avrebbe visto per la prima volta la Madonna la mattina del 9 dicembre 1531, vicino a Città del Messico. Ella gli avrebbe chiesto di far erigere un tempio in suo onore ai piedi del colle. Juan Diego corse a riferire il fatto al vescovo, ma questi non gli credette. La sera, ripassando sul colle, Juan Diego avrebbe visto per la seconda volta Maria, che gli avrebbe ordinato di tornare dal vescovo l'indomani. Il vescovo lo ascoltò di nuovo e gli chiese un segno che provasse la veridicità del suo racconto. Juan Diego tornò quindi sul Tepeyac, dove avrebbe visto per la terza volta Maria, la quale gli avrebbe promesso un segno per l'indomani. Il giorno dopo, però, Juan Diego non poté recarsi sul luogo delle apparizioni in quanto dovette assistere un suo zio gravemente malato. La mattina dopo, il 12 dicembre, lo zio appariva moribondo e Juan Diego uscì in cerca di un sacerdote che lo confessasse. Maria gli sarebbe apparsa ugualmente, per la quarta e ultima volta, lungo la strada. Gli avrebbe detto che suo zio era già guarito e lo avrebbe invitato a salire di nuovo sul colle a cogliere dei fiori. Qui Juan Diego trovò il segno promesso, dei bellissimi fiori di Castiglia, rose tipiche della regione spagnola, sbocciati fuori stagione in un mucchio di pietre. Egli ne raccolse un mazzo nel proprio mantello e andò a portarli dal vescovo. Di fronte al vescovo e ad altre 7 persone presenti, Juan Diego aprì il mantello per mostrare i fiori. All'istante, sulla stoffa che le conteneva, si sarebbe impressa l'immagine della Vergine Maria. Di fronte a tale presunto prodigio, il vescovo cadde in ginocchio e con lui tutti i presenti. La mattina dopo, Juan Diego accompagnò il presule al Tepeyac per indicargli il luogo in cui la Madonna avrebbe chiesto che le fosse innalzato un tempio. Nel giro di un secolo, nel luogo delle apparizioni di Guadalupe, iniziarono la costruzione di una piccola cappella, poi di una più grande, e si giunse all'edificazione di un vero e proprio santuario, che venne consacrato nel 1622 per poi approdare all'inaugurazione dell'odierna basilica nel 1976, intitolata a Nostra Signora di Guadalupe. È dal 2014 che anche Papa Francesco ha iniziato a voler celebrare e presiedere messa proprio in Vaticano, ricordando gli eventi dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Guadalupe. Ecco che cosa afferma in proposito. È il segno profetico di un abbraccio, l'abbraccio di Maria a tutti gli abitanti delle vaste terre americane, quelli che già vi erano e quelli che verranno. Questo abbraccio di Maria sottolinea, indica il cammino che sempre ha caratterizzato tutta l'America, una terra dove popoli diversi possono convivere, una terra in grado di rispettare la vita umana in tutte le sue fasi, dal seno materno fino alla vecchiaia, in grado di accogliere i migranti così come i poveri e gli emarginati di tutti i tempi. Allora pensiamo a questo mondo bello che vede il Papa, una terra capace di accogliere, una terra capace di rispettare la vita, una terra capace di ricevere in sé anche i più poveri e anche i più disperati, dandogli la libertà e la dignità. Affinché ogni terra sia così, noi ci affidiamo all'intercessione potente di Maria e la preghiamo. Santa Maria, prega per noi.